esiste un primo percorso introduttivo, propedeutico, di 7 settimane, che si chiama Being Mindful, coltivare presenza, che ha l'obiettivo di consentire ai partecipanti di familiarizzare con le pratiche di consapevolezza, in modo da poter verificare di persona, attraverso l'esperienza diretta, se effettivamente la pratica dell'attenzione e lo sviluppo della consapevolezza porta effettivamente beneficio nella propria vita privata e professionale. A questo poi seguono percorsi di approfondimento tematici e opzionali legati a tematiche organizzative specifiche, leadership, coaching, comunicazione, negoziazione ed altre, percorsi di affiancamenti, di coaching, counseling, e il tutto orientato a finalità di formazione certamente, ma anche di ricerca. All'inizio si parlava di mindfulness nelle organizzazioni soprattutto per quanto riguarda la gestione dello stress. Negli anni poi si è molto sviluppato, adesso si parla di mindfulness a sostegno della qualità delle relazioni, del modo in cui le persone possono gestirsi e gestire quindi anche le relazioni con gli altri. La mindfulness in sostanza crea uno spazio preziosissimo tra risposta, tra stimolo e risposta abituale, e quindi consente di coltivare una presenza che non è solo quella fisica. Questa presenza, stare nel momento, va a vantaggio di tutto, da come si gestisce una riunione, a come si parla con un collega, a come si gestisce il tempo, a come si gestisce sostanzialmente se stessi e gli altri. Consapevolezza per me è un'esperienza ed è essenzialmente uno spazio interno nel quale io entro in contatto con i contenuti che emergono senza giudizio, senza concettualità, semplicemente li sento, li accolgo. Quindi è uno spazio di amorevolezza e anche di reale intelligenza.